Parliamo delle carte, degli autografi, delle postille di Clemente Revora. E iniziamo da una testimonianza in cui leggiamo, se non ricordo male, c'era un piccolo ingresso, è una testimonianza che parla della casa negli anni tra il 14 e il 19 di Clemente Revora a Milano, in via Tadino 3. C'era un piccolo ingresso e poi subito la cucina dalla quale, o direttamente dall'ingresso, si entrava sulla sinistra, in una cameretta dove c'era un letto, un tavolino, due sedie, uno scaffale, libri sparsi, non ricordo altro. La cameretta era tappezzata con bigliettini o foglietti che coprivano di certo tutta la parete del letto fino a metà altezza. Ma forse anche sulle altre pareti c'era qualcosa. Quelle piccole pagine erano puntate su un fondo di sacco e su strisce di tela bianca. Tutte erano scritte con caratteri sottili, quasi senza spazio tra riga e riga. Citazioni prese da libri di ogni tempo, di ogni luogo, rapidi accenni, appunti, parole da accettare o da rifiutare nel fluire della ricerca. Non so ricordare nulla di quanto cercavo di decifrare. Se rimanevo solo un momento, vuoi una limonata? Chiedeva, e invece vedo sul tavolino coperto di libri nomi e titoli del tutto ignoti, tranne Dante e Leopardi, che mi rammentavano soltanto la scuola. Oppure ecco un libretto scuro che portava il nome di Plotino. Mi era sembrato uno sbaglio, un errore di stampa la prima volta. Appoggiato al muro, un ramo sottile e dritto aveva a metà una decorazione di piccoli funghi gialli, così almeno sembravano nella loro disposizione ordinatissima. Un gruppo di esseri che arrampicavano uno dietro all'altro. Una volta Clemente, preso il ramo, indicò la fila di funghetti che salivano e disse: "Vedi, hanno trovata la direzione loro." Questa testimonianza è del nipote di Clemente Revora, Roberto Revora, in un bel libretto pubblicato da Vanni Scheiwiller a Milano nel 1986, intitolato Al tempo che la vita era inesplosa. Questa bella testimonianza riporta all'interesse per Clemente Revora, di raccogliere carte, di appuntare tutto su foglietti, anche rispetto ai libri, rispetto a tutto ciò che per lui era nutrimento interiore e nutrimento intellettuale. Ma ad un certo punto, e torniamo alla testimonianza del nipote, Roberto Rebora, avviene qualcosa. Avviene quello che lui nel curriculum vitae scriverà in forma poetica. Riamato l'amor, l'amor vuol tutto. E venne il giorno che in divin furore la verità di Cristo mi costrinse a giustiziare libri e scritti e carte. Oh sì, che quello fu un gran bel stracciare, allor che quanto m'era il più del male, ridotto fu a un lacerato ammasso, mi sentii lieve, in libertà felice. Ed ecco, repentino, a me salire dal fondo del fracasso della strada, un patetico annuncio a me ben noto: "Strascè, ehi, straccivendolo!" Egli pesta passo per passo all'ultimo scalino, ingombra il sacco sopra la stadera, per poco prezzo quella roba tolse. Il cittadino accender della sera mi trovò solo a ripensare il tempo. L'anima mia, posta nell'eterno, mestizia forse, non tristezza colse. Siamo forse nel giugno del 1930 e il giovane Rebora, professore, ha deciso di fare un auto da fè e di distruggere tutte queste sue carte, buttare via gli stessi libri e molti di quei foglietti in cui aveva distillato ciò che per lui era più importante di tutto il sapere. Il nipote ricorda quel giorno: "Salgo le scale di Via Tadino per portare il mio saluto e spinta la porta soltanto accostata trovo Clemente in cucina davanti a un mucchio di libri e di carta stracciata. Non ricordo le sue parole, del resto pochissime, e invece ho impressi nella mente la sua immagine e il suo comportamento, il suo essere di fronte a un reale che non chiedeva altro che di essere riconosciuto tale. Non era mutato se non tutto. Clemente stava come qualcuno che si sia fatto raggiungere senza essere mai fuggito. Oppure fuggito, sì, ma inseguito lungo una via in qualche modo obbligatoria. Ogni cosa entrava in un disegno che comprendeva tutto. Il mucchio di libri e di documenti, lettere ed altro, stava davanti a lui come un corpo rovesciato per sempre.
Si notava in lui come un'esitazione, una domanda, e adesso la risposta al momento non poteva essere che pratica. Non ricordo l'arrivo dello strascè, ma probabilmente salì al quinto piano di Via Tadino più tardi. Clemente guardava il mucchio di carta che apparteneva al suo passato. È un momento importante questo, sia perché dice quanto per lui contavano le sue carte e dice quanto conta il liberarsi di quelle carte. Però qualcosa si salva da quel gran bel stracciare di cui abbiamo letto nel suo curriculum vitae poetico. E quel qualcosa che si salva è sicuramente una Divina Commedia, che lui aveva incominciato ad utilizzare per le lezioni a scuola. Dante, infatti, per Clemente Rebo era una presenza costante, fin alla poesia che il poeta ormai anziano scriverà nel settembre del 55 per Ezra Pound, per quell'iconografia che l'editore amico Scheiviller appronta a favore della liberazione dal carcere manicomio dell'autore dei Canti Pisani. Rebora scrive: «Da eterna poesia noi vien Dante, per incuorar su quella traccia l'arte che al viver vero severa solleva». Ecco, questo testo ha poi un momento felice nell'osservare Dante che avanza nel rumore della società che lo tedia. Scrive ancora Rebora: «Dante nel chiasso avanza che lo tedia, tutto solo ripete un solo verso, amor che muove il sole e le altre stelle. Nessun l'ascolta, incontra ecco un drappello di quei che Dio destina ad elevare in suprema bellezza e cuori e menti. Lo complimenta ognun per la commedia e ora dicon che appresta di bello», e qui finisce la citazione di questa poesia dell'anziano Rebora. In questi versi c'è l'evocazione di una presenza cara, oltre che necessaria, appunto quella di Dante, della poesia vera, nell'idea di un'arte in grado di portare a verità. In effetti Dante è l'autoritas che segna più di altri l'intera opera letteraria e religiosa reboriana, con un influsso indiscutibile. Anche per un certo espressionismo linguistico, se vogliamo definirlo così, dei frammenti lirici. È comunque indicativo che già nel 1913, l'anno appunto di uscita dei frammenti, scrive lapidariamente all'amico Banfi: «Dante ha capito tutto», e già nel 1909, nella sua lettera giovanile più celebre, aveva schierato sul foglio i suoi maestri di pensiero come baluardo per respingere l'illuminismo risorgimentale paterno entro cui era stata condotta la sua educazione. Scrive: «Io sto con Buddha, Cristo, Dante, Bruno, Vico, Alfieri, Leopardi, modestamente, secondo la mia statura». Ecco, lo scrive tra punti e libri, tra i suoi tanti foglietti, tra le sue tante carte di cui si amava, voleva attorniarsi, mentre sta scrivendo la tesi di laurea su Gian Domenico Romagnosi nel pensiero del Risorgimento. Sono appunti importanti e sono appunti importanti quelli che riportano a Dante perché in essi Rebora dimostra un'attenzione fondamentale non solo sulla commedia ma anche sulla vita nova, che è oggetto di un corso di studi negli anni in cui lui sta decidendo la sua scelta tremenda. Tra gli appunti che sono stati trovati relativi a questo corso, lui parla di un'edizione particolare della Divina Commedia, l'edizione Scartazzini-Vandelli, ed è proprio l'edizione che contiene una serie di postille molto importanti, un'edizione del 1922, postille di notevole valore, perché per esempio in quelle postille c'è una sottolineatura forte del 26 dell'Inferno, il canto consumato di annotazioni di Ulisse, archetipo dell'uomo in costante ricerca, e ci sono moltissime annotazioni nel canto 33 del Paradiso. Per esempio, soltanto alcune annotazioni su questa postillatura della Divina Commedia. Per esempio, Rebora usa la penna, e lo possiamo vedere nell'edizione che è conservata all'archivio di Stresa. L'utilizzo della penna inchiostro nero, l'utilizzo del lapis, ma anche l'utilizzo di una matita rossa e blu, con quella tipica degli insegnanti, impiegata con un curioso significato cromatico. Lui usa il rosso per ciò che è positivo e usa il blu per ciò che è negativo. Per cui notiamo il 33 del Paradiso in cui lui usa molto il segno positivo, il segno rosso. Per segnalare una prova, vediamo che a fianco del verso dantesco dedicato al termine fisso d'eterno consiglio c'è un'attenzione
e un rimando a ciò che poi è nell'Inno l'Immacolata dello stesso Rebora, oppure anche in altri componimenti. Ma possiamo, per esempio, notare ancora che in principio di canto Rebora aggiunge un riferimento alla maternità spirituale, dice una sua postilla di Beatrice, redentrice di Dante che si redime, con un rinvio a una successiva postilla che è questa, ricordare che nel tempo stesso Maria è madre di Dio. Poi purtroppo questa postilla si interrompe per uno strappo del foglio. Ma soprattutto è rilevante al verso 2, alta, siamo nel 33, ancora del paradiso, sottolineata con un cerchio rosso con la chiosa alto volo, destino nostro divino, non folle volo. E questa aggiunta è fondamentale per capire, per interpretare la lettura religiosa del poema sacro nel segno dell'esperienza personale di chi ha perduto la rotta e nel segno salvifico della bontà infinita che ha sì gran braccia, che leggiamo in un'altra postilla nel margine superiore della pagina. E poi questi appunti proiettano Rebora verso una vera e propria metanoia che prende le mosse però da Ulisse, dal canto, come dicevamo prima, 26esimo dell'Inferno, in cui si rievoca il folle volo e questo folle volo viene segnato con la matita blu, che invece dice delle cose che sono negative, delle cose che si devono migliorare, e appunta a margine l'io al posto di Dio, con un segno di sottolineatura blu, quindi negativo. Qui Rebora legge Dante in una chiave forse acritica, trovandosi così a tentare quasi di battezzare il mito classico di Ulisse. Ed è interessante come nelle carte di Rebora, in queste postille, nei foglietti che troviamo all'interno della Divina Commedia di Clemente Rebora, ci siano anche moltissimi riferimenti all'Odissea. E infatti l'Odissea è un altro volume postillato che fa parte delle grandi carte che probabilmente sono rimaste dal gran bel stracciare dell'estate del 1930, prima della decisione e quindi dell'ingresso nella vita religiosa di Rebora. All'interno dell'Odissea ci sono molte postille, ma ci sono anche tante carte autografo. Per esempio, a margine dell'incipit dell'Odissea, Rebora annota: unica alleata vera di Ulisse è Atena, intelligenza uguale umanità antica in Grecia che può condurre all'eroismo stoico e storico, a lottare e non disperare, ma non all'eroismo cristiano umano, ad amare e sperare lavorando il bene comune. Ora, Rebora sa sempre superare il passo di Ulisse in cui un'altra sottolineatura, per me non è scritto il ritorno. Per lui quel ritorno c'è, verso la patria rappresentata dal cattolicesimo, un porto che sta per raggiungere. E lo raggiunge entrando poi nella famiglia religiosa dei Rosminiani, dove continua però a scrivere i suoi foglietti, ad annotare il messale, a riempire di margini una sua Bibbia. E dopo un periodo di silenzio poetico torna a scrivere. Lo testimoniano altre carte dell'archivio di Stresa, per esempio le carte del Curriculum Vitae, in cui troviamo una serie di redazioni di questo capolavoro di Clemente Rebora, ormai sacerdote, ma ancora poeta, ancora fortemente lirico, e per esempio troviamo all'interno delle varie redazioni abbozzi, autografi, e troviamo per esempio una redazione dattiloscritta intermedia che ci fa capire i vari movimenti di questa sua nuova raccolta, che sarà l'ultima raccolta pensata dall'autore. È per esempio individuabile gran parte del processo genetico attraverso le carte del Curriculum Vitae, un processo che per esempio ha fatto sì che alcune parti abbiano una travagliata variantistica. La genesi dell'opera, per esempio, emerge tra le pieghe delle carte manoscritte ed è ricca di momenti significativi. Si pensi al verso 10, che raggiunge la forma definitiva immensità, si apriva al guardo mio, dopo una serie di passaggi, di varianti progressive, provenienti però da un originario, un mondo grande, ma appariva al desio, quindi con un coinvolgimento di rime, di concetti reboriani. Un altro esempio molto bello è un'epigrafe che poi diventerà all'interno di una sezione, sarà raccolta di epigrafi. Dopo aver tanto agognato alle cime, perso vita per vivere sublime, trovai mia grazia nel far da concime, scrive.
in una prima versione. Successivamente cambierà e alla fine diventerà grazia mi è data di far da concime. Quindi l'io, il soggetto, viene capovolto e diventa invece oggetto della grazia che salva. È quindi indicativo che in uno dei foglietti inediti di un suo diario interiore, del periodo rosminiano, si trovi anche ancora un testo di riferimento rispetto all'amore che muove il sole e le altre stelle, centro anche della poesia che abbiamo letto all'inizio per Ezra Pound. Credo che questo continuo attraverso i foglietti, le carte reboriane, questo continuo ritorno a Dante sia un'ulteriore prova di come l'autore della commedia sia per Rebora qualcosa di più di una fonte letteraria. E non è a caso che nella sua stanza a Rovereto, ingombra di libri e dei suoi tipici foglietti d'appunti, teneva sul comodino, lo sappiamo da una testimonianza, un grande volume del Paradiso di Dante, sempre aperto alla meravigliosa pagina della Madonna di Dorè. È suo Dante quello, l'infuocato filo rosso spirituale, ma ancor prima, come dicevo, letterario, che lega il prima e il dopo della sua storia inscindibile di poeta e di uomo, il quale ancora oggi ci affascina. Ci fa incontrare, dialogare in più di un'occasione, di una lezione, ci aiuta a rispondere a qualche nostro interrogativo e i suoi foglietti, le sue carte, quindi diventano una cartina di tornasole per capire non soltanto un poeta, ma anche per capire noi stessi.